tomba nella quale ci troviamo è una delle tante che sono state saccheggiate durante l'antichità ed è anche una delle più belle, è quella di Seti I, chiusa al pubblico. Lungo il corridoio le pareti sono completamente affrescate. La costruzione di una tomba di questo tipo cominciava sin dal momento in cui il faraone saliva al trono, perché occorrevano anni o decenni per completarla. Di qui passò il suo corteo funebre con una cerimonia fastosa ma semiclandestina, perché il luogo della sepoltura doveva rimanere segreto. Ed ecco la stanza sepolcrale al fondo di una lunga galleria di oltre 100 metri scavata nelle viscere della terra. Qui si trovava il grande sarcofago del faraone. Il suo corpo imbalsamato era ricoperto di amuleti, di gioielli e di una maschera d'oro ed era racchiuso all'interno di un primo sarcofago finemente decorato che veniva poi racchiuso in un secondo, in un terzo e infine nel grande contenitore in alabastro. Tutto intorno venivano deposti, oltre ai vasi canopi che contenevano i suoi visceri, molti oggetti d'argento, d'oro e il suo corredo personale con le cose più preziose che avevano accompagnato la sua vita. Un vero tesoro, insomma, che riempiva anche le sale adiacenti. Chi aveva il coraggio e la perizia di arrivare fin qui dentro poteva veramente impossessarsi di una fortuna. Per questo le tombe dei faraoni erano così prese di mira dai ladri, malgrado tutti i tentativi per proteggerle. Ed è per questo che la quasi totalità delle tombe, e non solo quelle dei faraoni, sono poi state trovate vuote dagli archeologi, completamente spogliate dei loro tesori. Solo in pochi casi sono sfuggite ai predatori. Ma questi ritrovamenti da soli sono bastati a riempire interi musei, soprattutto quello del Cairo, dove si trovano, per esempio, gli oggetti scoperti nelle tombe del Nuovo Regno. Vari sistemi furono escogitati per proteggere i sepolcri dei faraoni e per sviare i ladri. All'interno c'erano dei passaggi segreti, dei fossati, dei corridoi murati, eccetera. E qui all'esterno le entrate venivano accuratamente chiuse e mascherate. Nelle piramidi, per bloccare le entrate, furono addirittura escogitati sistemi di riempimento a scivolo. Ma i ladri riuscirono comunque sempre, o quasi sempre, a trovare il modo per penetrare all'interno. La ricostruzione del furto in una tomba reale e il processo al ladro, così come è stato verbalizzato su papiro dallo scriba del tribunale, ci permetteranno questa sera di capire meglio come potevano avvenire queste predazioni. Infatti non erano l'opera di individui isolati. Dietro c'era qualcos'altro, qualcosa che stasera scopriremo. Una tomba nascosta tra le colline vicino Tebe ospita il sonno eterno di un antico faraone. Sobekemsaf è morto 500 anni fa, ma il suo viaggio nella vita dopo la morte sta per essere disturbato. Alcuni ladri sono alla ricerca dell'antico tesoro sepolto insieme a lui. Nulla può fermarli. Sollevateli. Come sommo sacrilegio saccheggiano perfino il corpo mummificato del re. Questo è qualcosa di più di un furto. È
un reato contro gli dei. Le loro anime saranno dannate in eterno. Ma per i ladri conta solo il presente. E nessuna tomba è al sicuro. Nel gruppo c'è anche Amen Panufer, un operaio e padre di una giovane famiglia. Tante tombe sono state profanate così. Già nell'antichità, perché la tentazione era troppo forte. Tutti sapevano che qui nella Valle dei Re erano sepolti dei tesori, argento, oro, pietre preziose, ricchezze che avrebbero cambiato la vita. Ma per impossessarsene occorrevano due cose essenziali. Intanto riuscire naturalmente a individuare una tomba reale ancora intatta, ma soprattutto avere la tecnica e la decisione per lanciarsi in un'impresa rischiosa da ogni punto di vista. Oggi i musei, lo sappiamo, sono pieni di straordinari oggetti ritrovati dagli archeologi nelle tombe, ma quello che è stato scoperto è solo una minima parte di ciò che si trovava sepolto. La maggior parte di questi tesori è stata trafugata già all'epoca dei faraoni ed è andata dispersa. Infatti, quando gli archeologi hanno cominciato a scavare qui nella Valle dei Re, si sono trovati di fronte a saccheggi sistematici compiuti in passato dalle tante bande del buco che si sono succedute nei secoli. In certi casi, i ladri hanno dato prova di grande perizia tecnica. Si trattava d'altronde di persone del mestiere, perché erano operai, esperti che lavoravano proprio nei cantieri della Valle dei Re. Nel caso che abbiamo visto, i ladri erano entrati in una tomba molto antica che risaliva addirittura a mezzo millennio prima, quindi era stato necessario individuarla. Ma in molti casi ad essere depredate erano delle sepolture recenti dove avevano lavorato tanti operai, scalpellini, pittori, manovali, eccetera. Cioè tutte persone che conoscevano bene i luoghi e quindi sapevano dove scavare per raggiungere la stanza del faraone. Ma le tombe egizie contenevano anche altri oggetti preziosi al di là degli ori e dei gioielli. Se la tomba di Tutankhamon è stato un ritrovamento eccezionale che ha permesso di capire la ricchezza dei faraoni, un'altra tomba, che è stata anch'essa ritrovata fortunatamente intatta, ci permette di vedere quasi in presa diretta, attraverso gli oggetti, la vita quotidiana di un antico egizio.